Siamo venuti a chiedere al sindaco di uno dei comuni più interessati dal disastro, Antonio Diana, che cosa succede a Stintino. A Stintino abbiamo constatato la presenza di tracce di olio combustibile sotto forma solida verso il 23 del mese scorso. Le mareggiate di Levante e di Grecale hanno spiaggiato questo materiale sul nostro litorale. Da allora, costantemente, tutti i giorni, oltre agli operai appunto messi in campo da EON, 12-18 persone tutti i giorni, anche noi abbiamo in campo circa una ventina di volontari, 20 volontari fissi che poi si turnano con altri, e in più gli operai del comune che tutti i giorni battono la costa e raccolgono. Ancora abbiamo qualche presenza, quanti ieri abbiamo raccolto di presenza di idrocarburi sotto forma solida, quanti ieri abbiamo raccolto circa 200 kg. Ieri 100, speriamo oggi meno, forse adesso il fenomeno si sta attenuando, però comunque fino ad oggi stiamo mettendo in campo tantissime risorse e, come ho detto già da tempo, come dico da qualche giorno, siamo soli, cioè noi non abbiamo risposte né dalla provincia né dalla regione. Io tutti i giorni faccio quattro telefonate, due la mattina e due la sera. Quattro telefonate ufficiali, uno con la comandante della capitaneria di porto di Porto Torres, sempre presente, e uno con la centrale di Eon per organizzare le squadre di pulizia. La sera le stesse due telefonate per fare il resoconto. Quindi non abbiamo riscontri da nessuno. Oggi c'è una riunione a Fiumesanto su un tavolo tecnico di controllo della centrale. Per l'ennesima volta Stintino è stato escluso anche da questo. E questo non lo trovo giusto. Forse stanno aspettando a coinvolgerci quando nuoteremo in mezzo al catrame. E questo avrebbe delle ripercussioni molto gravi per la stagione turistica che è alle porte. La stagione turistica che ha le porte ha delle sulla stagione turistica che c'è alle porte abbiamo delle ripercussioni. Già le sentiamo, gli operatori si Già lamentano di adesso. mancanza di prenotazioni e di disdetta di prenotazioni. Ma questo lo dobbiamo anche al fatto che è stato proclamato, cioè si è cercato di proclamare l'emergenza nazionale, quindi è stata divulgata la notizia in modo esponenziale, senza casomai dire cosa c'era in campo per le pulizie, e che giorno dopo giorno il litorale veniva pulito e giorno dopo giorno le persone, gli addetti, i volontari aspettavano le chiazze di catrame per raccogliere prima che si spiaggiasse. Chi non ha mai parlato di disastro ambientale, invece è il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, che in un'informativa di mercoledì ha detto che il problema, il fenomeno era completamente risolto. Ora, pensa che si è sottovalutato comunque l'incidente in ambito nazionale? Ma guardi, in ambito nazionale non le so dire, nel senso che la notizia ha iniziato a girare, probabilmente si è sottovalutato inizialmente perché non sono state mandate anche notizie, perché le notizie erano un po' frammentate. Il discorso è questo, a mio parere, che il disastro ambientale non c'è. Cioè, le spiagge sono state, le coste sono state sporcate, sono state pulite, rimane un danno ambientale che bisogna curare, bisogna rimettere a posto. Si è un po' esagerato su questo, sul disastro ambientale. Poi io non ho seguito ciò che ha detto la Prestigiacomo, quindi non posso pesare bene le parole di ciò che ha detto. Posso dire questo, che rimane che il danno ambientale c'è stato, che ci si sta ponendo rimedio, che stiamo pulendo tutti i giorni le spiagge, che bisogna stare attenti. Questo può essere invece un campanello di allarme, cioè che ci dice stati attenti, perché se un incidente del genere, anche della stessa misura, oppure amplificato, succede in un altro periodo dell'anno, succede a giugno, succede a luglio, siete rovinati dal punto di vista della stagione. Ma siamo rovinati anche dal punto di vista ambientale, perché la fortuna è che questa volta la fortuna è stata che il carburante che è venuto fuori col freddo si è solidificato e siamo riusciti a catturarlo. Lo catturiamo noi sulla spiaggia agrumi.
Al contrario, se ci fosse bastato invece una temperatura elevata, oltre i 20 gradi, si sarebbe invece liquefatto e quindi ancora più difficile, giusto? Già con la temperatura di oggi, a quest'ora, poco fa ho sentito una squadra che stava facendo le bonifiche e mi diceva che forse era meglio sospendere e prendere stasera soltanto perché la temperatura già stava facendo fondere questo materiale sugli scogli e quindi si rischiava di sporcare troppo gli scogli. Quindi tranquillizziamo i turisti che a Stintino, come nei comuni del Nord Sardegna, ci si potrà venire e bagnare nelle splendide acque durante la stagione estiva. Tuttavia quello che è mancato da quello che ci dice è un po' la comunicazione con provincia e regione, che dovrebbero essere più vicine ai comuni interessati. Assolutamente sì, tranquillizziamo tutti perché noi non lasceremo un centimetro quadrato di catrame sulle spiagge, lo raccoglieremo tutto. E voglio sottolineare questo, lo stiamo facendo con l'ausilio degli operai messi a disposizione da E.ON, ma lo stiamo facendo anche con questa azione di volontariato. La fortuna di Stintino, un piccolo paese di 1000 abitanti, è che ha un forte senso di comunità e quindi tutti sono scesi in campo per contribuire alla pulizia del litorale. Quindi in questo momento l'esigenza di Stintino e degli stintinesi è quello di tenere pulite le coste, dopodiché vedremo anche eventualmente le azioni successive da intraprendere.